Trovati ancora una volta qui insieme da Angelo Madonna, il nostro amico chef, che oggi ci prepara un dolce, però ce lo facciamo dire da lui. Ciao Angelo, cosa ci Ciao. prepari? Allora, oggi facciamo una mousse di ricotta e cioccolato e Ah, limone. siamo nel mio campo. Ah, I il dolce, dolci. sono golosissimo. I dolci. Senti, tempo di realizzazione? Pochi minuti. Pochi minuti, sicché le nostre amiche in poco tempo la fanno. Andiamo, facci Allora, vedere. Quindi partiamo abbiamo con. la colla di pesce che mettiamo subito a Faccela bagno, vedere, faccela vedere. 5 grammi, Eccola qua, inquadriamola bene, trasparente. trasparente, Qua. mettiamo Bene. l'acqua fredda, d'estate sarebbe meglio addirittura aggiungere il ghiaccio, Nella colla di pesce quindi si aggiunge il ghiaccio d'estate. d'estate, sì. Ecco, dobbiamo aspettare che diventa morbida per strizzarla e poi giustamente andiamo a sciogliere un po' sul fuoco, però intanto aspettiamo. Abbiamo 2,50 di ricotta, mettiamo 160 di Si zucchero, parla di grammi, non di chili, no, mi grammi, ci raccomando. sono almeno 4-5 porzioni. E Ecco. mettiamo una buccia di mezzo limone, Grattugiata, grattugiata, sì. eh? La metti nella ricotta, Nella quindi. E ricotta e lo zucchero, lo sì. zucchero. A me il limone piace molto, quindi ne metto un po' di più. Ti piace? Sì. Esageri con il limone. Esagero il limone. Ok, io esagero con la E non male. cioccolata. Quindi mescoliamo zucchero, ricotta e limone. E come deve diventare? No, cioè, basta che prendo lo zucchero, così già va bene. Ah, ok. Già perfetto. Ah, quindi una giratina veloce. Una giratina veloce, sì. Poi mettiamo la panna, che già è montata, quindi 2,50 di ricotta, 2,50 di panna montata. Ok, per montare la panna quanto tempo ci vuole? Diciamo le nostre Ma 5 amiche. minuti, Noi 15. l'avevamo già montata, lui l'aveva già Per montata. recuperare un po' di tempo. Certo. Quindi Quindi mettiamo la panna, dentro. sì. Eccoci, ci siamo, ci siamo. Ora magari per il momento togliamo un po' la frusta. Via la frusta. Ecco, Sì, le capentole. questo leccapentole, mi ha detto prendo il leccapentole. Ma cos'è sto leccapentole? Praticamente quando si fanno dei succhi per togliere via proprio la parte Ah, totale, perché a per volte lasciare sembra tutto. che nel sugo, magari nella padella è rimasto poco sugo, magari vuoi pentare con le capentole e poi Eccoci, ci c'è pure un eccoci, bicchiere. perché è pari, quindi Sì, scava, scava tutto. esatto. Allora, d'ora in avanti io mangio con le capentole. Ok, quindi abbiamo mescolato un po' la panna e la ricotta. Mettiamo i 50 grammi di cioccolato tritato, grossolano. Ah, grande, Sì. grosso. E facciamo dei movimenti dall'alto verso il basso. Eccoci, arruzzolare, Esatto. arruzzolare in avanti. Esatto. Però dobbiamo aspettare un attimino perché ci Sì, manca la colla. Quindi ecco ora, sta colla qua. in questo caso, ancora non è pronta, quindi dobbiamo aspettare ancora. Sta colla rallenta, rallenta sta colla. Sì, forse magari fogli un po' doppio, sul foglio da 5 grammi, perché ci sono i fogli da 2 grammi, sono più sottili, Ah, quindi sono più magari piccoli, ci vuole meno tempo, perché poi dobbiamo aspettare che diventa morbida al punto giusto, eh? Ho perché se capito. va in eccesso è peggio. Ho capito, ma sta colla di pesce in realtà cosa serve? Perché io, parte che non me ne Praticamente, intendo, però sono curioso. siccome non siamo una pasticceria che utilizzano delle panne grasse, quindi cosa succede? Che la panna poi si va a separare e la mousse la mantiene stabile. Quindi questa mousse che noi andremo a fare, senza esagerare, magari messo in un bicchiere di vetro, può durare fino a 7 giorni. Davvero? Fino a 7 giorni. Ora io la metto in un bicchiere, quindi ho messo 5 grammi in 250 grammi, ma se devo fare un cannolo, ripieno con la mousse, 5 grammi non bastavano, facevano nemmeno il doppio. 10 grammi. Se facevo un cannolo. Siccome che il Ma un contenitore cannolo quanto è siciliano. grosso? Cioè, ecco. No, non è come il cannolo siciliano, facevo un'interpretazione di cannolo siciliano, è un cono, e magari per fare una porzione mettevo due o tre, Ho quindi è capito. più piccolo del famoso cannolo siciliano. Ok, appunto Diciamo che questa per. ricetta nasce proprio da una rivisitazione del cannolo siciliano. Ho capito bene. Quindi vediamo sta colla, dov'è? Vediamo sta colla, io direi che ci siamo quasi. Ok, vediamo. Sono curioso io di vedere come si utilizza questa colla di pesce. Allora, la strizziamo. Strizziamola. Più che si può, lo mettiamo nella padella, un E la metti nella padella. po' di latte, un po' di panna, ma poca roba. Poco, quanto basta, come si dice, QB, per uno chef, QB per uno chef. fiamma dolce,
capentole. Eccoci. Ora qui veramente fiamma dolce, perché altrimenti la colla di pesce si può rovinare. Infatti già fa il suo effetto. Ah, guarda, guarda, guarda. Man mano tagliamo un po' di... Ecco, ci sono ancora dei grumi, quindi dobbiamo far attendere che tutti i grumi vanno via, Devono andare via tutti. e altrimenti la colla non fa il suo effetto. Ho capito. Ecco, i grumi sono sciolti. I Ora, grumi non ce ne sono più. grumi non ci sono più. Bene. Ora, cosa succede? Che questo tipo di colla con il freddo tira. Quindi io questo non la vado a mettere nel freddo, altrimenti questa colla Si chiude fa i subito. grumi, quindi devo fare il contrario. Prima metto, se trovo un cucchiaio, una parte di questa qua dentro, in modo che si smorza un po' la temperatura. Aumenti la temperatura, eh? Sì. Oh, sto imparando. Aumentiamo la temperatura. Poi si mangia? Sì. Ok. Poi si mangia. Eccolo. A questo punto la possiamo mettere qui, quindi non c'è più Eccoci, problema il che... trucco, eh? Hai aumentato la gradazione. Sì, perché era troppo calda, altrimenti se lo mettevo qua dentro la colla diventava Certo. dura e non si mescolava. Certo. Quindi mescoliamo. Fatto. Fatto. Fatto, a questo punto sempre questo famoso Leccapelle, no, perché leccapelle. Sì. si deve mescolare bene. Certo. Ci siamo. Io vi consiglio di mangiare con il leccapelle, eh? Almeno recuperate tutto. Come vi dico, si faceva pure quello. Esatto. Il nostro leccapelle da bambini era il dito. Ok. Ora usiamo la sacca a poce e la mettiamo qua dentro. Ok. Io lo faccio fischiare, riprenderò quello piccolino un'altra volta. Qua come si mantiene il frigo? Sì, in frigo. Temperatura del frigo? Sì, 4 gradi. 4 gradi. 4-5 gradi, sì. Ma frigo di gas va benissimo. Sì. Il Sì. frigo va bene più alto o più basso? E Allora, la poi? temperatura va bene, più che altro magari quando decidiamo di mangiarlo, tiriamo fuori magari una mezz'oretta prima al Ho capito. Ma cosa frigorifero. significa avere il frigo più alto o più basso? Che significa più alto? Più alto, che giustamente deve essere non più 4 gradi, ma 5-6 gradi. Ho capito, No, vedi, sai. Più che altro, alto in quel senso lì. Altro in quel senso lì. Vediamo. Prendiamo la sicura. E Togliamo la sicura, poi si spara, eh? poi si spara. Poi si spara, eccoci. Eccoci. Abbiamo scherzato i taglietti. Perché giustamente la cioccolata è tagliata Certo, grossolana sicché deve passare, eh? e non passa. Che bella. Io ho preparato anche dei pistacchi. Cercato di spaccare, non ci riesco. Ma a me mi vanno bene anche interi, eh? Io Ok. sono di bocca molto buono. Eccolo qua. Che bello, facciamolo vedere alle nostre amiche. Una bella porzione. Guarda che bel piatto. Ah, favoloso. Quindi si dice? Buon appetito. Beh, alla prossima, seguiteci. Bye bye. Vai, ciao. Ciao ciao.